se per te va bene, ok. Buongiorno, aspettiamo qualche minuto che entrino i partecipanti e poi daremo avvio ai lavori. Nicola, se anche tu sei d'accordo, potremmo iniziare. Va bene. Buongiorno, buongiorno al relatore, buongiorno a tutti quanti. Mi presento, sono Sara Ranieri, lavoro in Innova Camera, l'azienda speciale che organizza Maker Faire Rompid, il progetto promosso dalla Camera di Commercio di Roma, il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo dell'innovazione. È nell'ambito di questo progetto che è stato organizzato un ciclo di 8 webinar dal titolo Maker Faire Academy, realizzato in collaborazione con Lazio Innova, la Regione Lazio. Oggi vi do il benvenuto all'evento Rispondere ai bisogni dell'uomo attraverso la fabbricazione digitale, durante il quale Nicola Schiavarelli ci racconterà come e perché un'azienda sceglie di lavorare quotidianamente per un mondo migliore, più sano e più sostenibile. A questo punto non mi resta che lasciare la parola al relatore e augurare a tutti un buon lavoro. Prego, Nicola. Ok, grazie. Intanto grazie a tutto il gruppo, anche a Maker Faire per l'invito. Io comunque inizio col dire che la Maker Faire per noi è sempre stato un evento, come dire, di rito ogni anno. Abbiamo iniziato proprio nel 2013 con appunto il primo evento a Roma. Quindi per noi è sempre bello riuscire a partecipare a queste iniziative, a questi eventi. Cercherò di fare una presentazione. Su quello che abbiamo trovato i bisogni dell'uomo tramite la visual fabrication, quindi l'artigianato digitale, è abbastanza dinamica, nel senso che non ho fatto una presentazione molto sequenziale, scritta, eccetera, ma farò vedere bene o male immagini, video, su quella che è prettamente l'esperienza che abbiamo vissuto noi in questi 10 anni di WASP. Quindi adesso comincio magari a condividervi lo schermo, così iniziamo. Datemi giusto la conferma che si vede. Dovrebbe essere un'immagine. Te lo confermo, c'è un'immagine con un bel gruppo. Perfetto, ottimo. E infatti inizierei proprio da qui. Questo gruppo è una foto che risale, che tra l'altro ho ritrovato di recente su Facebook nel 2013, proprio per il primo evento, la prima edizione della Maker Faire di Roma. E qui rappresento un po' quello che è stata la nascita di tutto questo movimento dell'open source, della stampa 3D, dell'artigianato digitale. Aziende che sono formate e che stanno adesso, sono nate con piccoli gruppi, come siamo nati noi, gli amici, e poi sono diventate delle aziende. Questa è un'immagine per me molto particolare perché siamo a Roma, siamo da 3D Italy, per chi li conoscesse, e ci sono anche ragazzi di Sherbot, di solito 3D. E questo rappresenta appunto, secondo me, il gruppo che l'energia, il gruppo l'energia che si è creata da quegli anni, che ha formato poi tutto il percorso di oggi, anche di WASP e non solo. Ecco, questo è importante perché WASP è un team, un gruppo di persone, è nato nel 2012, siamo partiti in 4-5 persone, e ogni anno siamo aumentati. E il progetto nasce da un'esigenza, da una visione di Massimo Moretti, che è questo personaggio qui in mezzo, un personaggio che io l'ho conosciuto come inventore, quindi mi direi questa cosa perché l'inventore pensavo di stesse solo nei cartoni animati, invece è veramente la professione di Massimo, per cui dopo tanti anni appunto di invenzioni, di produzioni, eccetera, voleva fare qualcosa di veramente significativo.
E questa cosa la trovate in quello che è un bisogno necessario alla maggior parte nei prossimi anni della popolazione nel mondo, ovvero quella di una casa per tutti. Una casa che stiamo vivendo anche noi in questi ultimi anni in una situazione, devo dire, lo sappiamo tutti, abbastanza difficile. E quindi torna veramente il valore di quello che sono i veri bisogni primari. E quindi il progetto è nato appunto per trovare una soluzione per realizzare delle case a basso costo che possano essere accessibili a tutti. E la risposta è stata trovata in un piccolo insetto, che è la Vespa. La Vespa vasaia, quindi il motivo per cui poi ci chiamiamo Wasp, in inglese Vespa, cosa fa? Prende la terra bagnata del posto e la deposita strato su strato per realizzare la casa delle future Vespe. Ecco, in questa immagine, in questo video, c'è un parallelismo tra quello che è appunto la natura e quello che abbiamo provato a digitalizzare. Quindi, ovvero, abbiamo detto strato su strato, quindi la Vespa prende la terra, deposita strato su strato, proprio come la tecnologia additiva, quindi quella della stampa 3D, che penso che ormai sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Comunque, di una tecnologia che prende un materiale, lo trasforma e lo deposita strato su strato fino a realizzare un oggetto. Conosciamo bene o male sicuramente quello che riguarda il mondo della plastica, dei filamenti termoplastici, però la stessa cosa l'abbiamo riportata in quelli che sono invece impasti, quindi materiali, in questo caso ceramici. Quindi ecco, qui si unisce il concetto di un bisogno, il concetto di un processo, che è quello della Vespa, e una soluzione tecnologica, che è quella della stampa 3D. Ovvero quello di prelevare, come fa la Vespa, il materiale in loco, avere una tecnologia sul posto e depositare questo materiale strato su strato per fare una casa. Ecco, questa è la visione che c'è stata 10 anni fa. Ovviamente, prima di arrivare a questi primi risultati che stiamo vedendo, siamo partiti appunto in ottica di open source da stampanti già esistenti. Abbiamo riproposto anche una nostra tipologia di stampante, che all'inizio era una stampante cartesiana, adesso non vado ad approfondire tecnicismi, comunque una tipologia di cinematica, per cui era una stampante che rispondeva già, se vogliamo, anche a questi bisogni, perché era una stampante che oltre a stampare poteva anche fresare e poteva stampare anche materiali fluido densi come l'argilla. E da qui quindi avevamo chiamato questa stampante Your Personal Fab, proprio perché poteva aprire con uno strumento tantissime soluzioni a livello di manifattura digitale, quindi la possibilità di poter stampare un oggetto, la possibilità di poter tagliare del materiale, perché le due tecnologie sono complementari, e poi anche quello di sperimentare anche nuovi materiali come appunto quelli fluido densi. Quindi questa è stata un po' una stampante che tra l'altro abbiamo presentato nella prima edizione della Maker Faire, che comunque devo dire che è stata la nostra, come dire, la nostra vetrina del pubblico di quello della stampa 3D. Era una stampante che si poteva montare, un kit di montaggio, quindi era proprio legata a quello che era il mondo dell'open source. E, tra l'altro, una stampante in legno, perché? Perché tutta la filosofia che si basa sulla digital fabrication, sul mondo comunque, chiamiamoli gli smanettoni da cui siamo nati, è quello di riuscire a fare con quello che si ha. E questo è fondamentale in un approccio, anche se vogliamo nell'ottica proprio di un designer, di un progettista, cioè l'astuzia e anche la capacità di sapere i materiali che si hanno diventa un processo molto importante, che ha caratterizzato tutto questo percorso, perlomeno il percorso di Wasp. Cosa succede però? Che con una tecnologia, una cinematica del genere, in cui c'è un piano che si muove, era difficile poter, come dire, rappresentare un progetto architettonico di una casa stampata con una stampante 3D gigante con un piano che si muove. E allora la ricerca ha portato degli sviluppi, cioè quella di passare a una cinematica differente, che è una cinematica delta, ovvero dove sostanzialmente il materiale viene depositato direttamente su un piano fermo. Quindi si muove la parte di estrusione e quindi immaginiamo una stampante gigantesca dove la casa poi viene stampata sul terreno. Questo è stato un progetto, si chiama Delta Open, perché tutti i disegni possono essere fatti online, sono scaricabili, chiunque se la può realizzare. Poi il plus di questa cinematica, oltre ad essere funzionale, veloce e stampare per terra, direttamente sul suolo, consente anche una facilità di ridimensionamento della tecnologia,
E quindi ogni 3-4 mesi siamo riusciti a raddoppiare le dimensioni della stampante. Infatti questa qui è una stampante di 6 metri che consentiva già di stampare pezzi quasi, diciamo, a indirizzo architettonico se non artistico, perché poi vedremo anche quanti altri temi e bisogni sono venuti fuori in questi anni, fino ad arrivare alla realizzazione di quella che è stata la stampante 3D più grande al mondo, ovvero della Big Delta, una stampante alta 12 metri che potesse appunto stampare delle case. E questo è stato il primo esperimento, la prima ricerca di un modulo architettonico stampato con terra e paglia. E questo è comunque un punto fondamentale della ricerca e dello sviluppo, perché in realtà noi siamo arrivati a fare questa stampante che poi risulterà, tra virgolette, fallimentare. Lo vedremo dopo, perché dopo questi anni la tecnologia è cambiata per ottimizzare questi aspetti. L'altra cosa importante però è la ricerca sul materiale. Ricerca sul materiale perché temi chiaramente attualissimi sul fatto di diminuire le emissioni di CO2, l'obiettivo è quello di vivere in un mondo migliore e quindi utilizzare materiali naturali. Materiali naturali che abbassano appunto le emissioni di CO2. Pensiamo che una tonnellata di cemento a livello di ciclo di vita di prodotto è di una tonnellata di CO2. In questo caso invece il nostro approccio è sempre stato legato all'utilizzo della terra, terra cruda. E, come dicevo, questa sperimentazione, questa ricerca nell'andare a stare nel più densi ha dato anche delle soluzioni intermedie nel frattempo, perché chiaramente il progetto WASP è sempre stato autofinanziato, perché quando ci siamo proposti le prime volte, anche a banche, a progetti, più di 10 anni fa, vogliamo stampare delle case in 3D, chiaramente non era pensabile questa cosa, non era sostenibile, non era finanziabile. E quindi abbiamo iniziato a riportare la ricerca della scala architettonica, sia di materiali che di cinematica, anche in stampanti più piccole, come ad esempio tutto quello che riguarda la stampa di materiali ceramici, che ha aperto un settore incredibile, per noi inaspettato in realtà, perché andare ad unire quello che è un settore prettamente artigianale con una nuova tecnologia, pensavamo su un azzardo. In realtà ha aperto tutto un settore, che è quello dell'arte, quindi uno di questi altri bisogni, necessità che ha l'uomo, quello di riuscire a realizzare e esprimere le proprie emozioni tramite appunto opere, tramite la tecnologia additiva e materiali ceramici, ha fatto sì che si sono creati dei prodotti che possono rispondere anche a esigenze di altre persone. Perché se il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare case, mai avremmo pensato che si potessero fare delle statue, si potessero fare dei vasi, delle sedute. Quindi la tecnologia è diventata in realtà uno strumento per cui l'utente finale trova la sua applicazione. E vi posso assicurare che queste applicazioni, se ne vedremo, sono infinite. Però questo per dire che un altro elemento per migliorare anche, diciamo, l'utilizzo e lo spreco dei materiali è anche quello del materiale ceramico e il settore artistico. Per esempio, possiamo vedere anche come nuove prestazioni il fatto che la tecnologia oltretutto non sostituisce dell'artista, dell'utente, ma diventa, come vedete in questo video, anche uno strumento, come può essere il tornio, in cui in realtà è uno strumento collaborativo. Questa è una serie di opere che sono state esposte a Milano qualche anno fa, la Design Week, in cui questo artista, Andrea Salvatori, durante la stampa di questi vasi, andava a inserire degli altri elementi. Quindi si apre tutto un settore molto interessante. E sempre riguardante quello che è chiaramente il mondo dell'arte, possiamo pensare anche alle installazioni. Ad esempio, questa qui è un'installazione di un'opera teatrale al Teatro dell'Opera di Roma, realizzato con materiali che sono bioplastiche, quindi rimane comunque il tema di riuscire a utilizzare, ottimizzare la produzione, la produttività con materiali comunque naturali, perché questo qui è PLA, quindi parte proprio dall'amido di mais. Poi vedremo anche come, tra l'altro, dal materiale che si utilizza si può rigenerare e riciclare. E in questo caso, quindi, partendo da
un modello 3D, un modello 3D che viene trasferito, tra l'altro, non fisicamente, ma appunto a livello remoto, è possibile realizzare delle forme che con tecnologie tradizionali sarebbe difficile, se non impossibile da ottenere, e soprattutto con la possibilità di gestire esattamente il materiale dove serve. E questa è una parola chiave ed è fondamentale proprio per quanto riguarda quello che dicevamo prima, un mondo migliore di non sprechi e di consumismo. Quindi questo ad esempio è un esempio anche quasi a quasi scala architettonica, però con l'utilizzo di plastica. Queste facciate che vedete sono stampate in 3D con fondamentalmente un PLA, quindi amido di massa. Sempre su questa logica, guardate anche cosa si può fare. Questi qui sono dei nostri, il nostro hub di Macerata, hanno realizzato queste strutture che vedete marroncine, che in questo caso sono delle pareti stampate in PLA e caricato legno. Anche perché qui si apre tutto un tema sulla ricerca del materiale che consente di trovare nuove soluzioni. Nuove soluzioni come questa, cioè la possibilità di creare in maniera personalizzata, customizzata, su misura per quel determinato evento, delle strutture modulari stampate con materiale naturale, addirittura caricato legno. Infatti il tema del materiale ad oggi è la parola chiave perché la tecnologia ormai è arrivata a un livello in questi anni molto alto, a livello sia di accessibilità ma anche proprio di qualità realizzativa. Adesso tutta la ricerca riguarda il materiale. Un altro esempio può essere un altro hub di Barcellona, la macchina. Loro fondamentalmente rappresentano nel pieno delle loro attività quella che è la digital fabrication e la risposta a un bisogno che è sempre quello legato al mondo, chiamiamolo, dell'arte, del design, che in questo caso è quello degli allestimenti. Qui vedete in queste immagini, sono questi banconi, sono tutti stampati in 3D, sempre con delle bioplastiche, in questo caso stampate non a filamento, dopo ci addentreremo, ma con dei granuli, con delle scaglie. Oppure questo qui è il padiglione Spagna, realizzato a Dubai, e tra l'altro stampato con dei materiali che assorbono la CO2. Quindi rimane sempre centrale il tema della tecnologia additiva per riuscire a dare forma a materiali nuovi, sperimentali, sempre per migliorare quella che è la qualità di vita sulla nostra terra. È anche vero che siamo ancora in una fase molto di ricerca, però questi sono tutti spunti, quelli che vi faccio vedere, che ognuno di essi può aprire tantissime soluzioni. Oppure anche questi sono tutti altri esempi di elementi stampati in 3D, sempre con bioplastiche. Nel frattempo, adesso parlavo prima con Sara, se ci sono delle domande potete anche probabilmente scrivere nella chat che possiamo interagire in modo tale che sia tutto più anche dinamico. Ecco, quindi dicevo, il settore dell'arte è chiaramente diventata una necessità che la stampa 3D o la digital fabrication in generale può rispondere in maniera molto efficace. Poi c'è anche il tema di quello che si collega a quello del lavoro, cioè il fatto che con la stampa 3D, con la digital fabrication in generale, possiamo in questo caso ottimizzare processi che possono generare lavoro, perché la stampa 3D esce un oggetto e ne può uscire un prodotto. Teniamo conto che se inizialmente la stampa 3D era utilizzata per fare prototipi, oggi la stampa 3D con appunto materiali anche tecnici è possibile realizzare dei prodotti. Prodotti la cui particolarità chiaramente è quella che rispetti, diciamo, un'ottimizzazione di geometrie che con altri sistemi non sarebbe possibile. Ad esempio questa è una seduta posturale disegnata da Giorgio Gurioli che simula in parte un po', non so se siete presente, la palla di Technogym dove stare seduti. In questo caso invece è una forma per cui si chiama bike chair, tipo una bicicletta, dove bisogna stare in equilibrio e questo consente di avere sempre una postura corretta, perché si è sempre, diciamo, attivi nella seduta. Quindi questo apre anche delle nuove soluzioni per risolvere anche dei problemi. Pensiamo anche solo di stampare degli oggetti come questo. Questo è un convogliatore per raffreddare i freni di una Ducati ed è stampato in nylon carbonio, cioè un materiale nylon caricato con fibra di carbonio
e quindi consente effettivamente di avere un utilizzo proprio appena stampato. Altro esempio, anche questo un po' ridere, magari questa è una sella, sempre stampata in alluminio carbonio. La cosa interessante è che questa sella è stata fatta sulla base di una scansione 3D, appunto, di chi avrebbe dovuto utilizzare la futura bici. Quindi diciamo che c'è questa interazione della digital fabrication che comprende sì la stampa 3D, ma anche strumenti come la scansione 3D, come il taglio laser, eccetera, che permettono quindi dare delle risposte anche a delle nuove esigenze. Qui poi, se volete, ci sono tantissimi altri esempi che potete vedere sul nostro sito, su quello che riguarda appunto la digital fabrication, quello che riguarda il bisogno quindi del lavoro. Quindi abbiamo visto intanto tre esigenze, tre bisogni, quello che è della casa, che approfondiremo alla fine, quello dell'arte e quello del lavoro. Ad esempio, questo è un altro esempio appunto di nostri clienti che utilizzano la stampa 3D per realizzare oggetti per la loro attività di design. Questa è una seduta interamente stampata, funzionale e quindi vendibile. Quindi questo fa capire quanto si possa inserire anche in un processo di economia, vedremo anche di economia circolare, legato al mondo della stampa 3D. Questa invece è una ricerca fatta da un nostro tirocinante che adesso in realtà lavora con noi, Lorenzo Filipponi, e in questo caso la realizzazione di un diffusore acustico, quindi uno speaker, stampato in ceramica, quindi dando anche delle prestazioni nuove in quello che è tutto il mondo appunto dell'acustica, e dove diventa fondamentale, se vedete bene, diciamo la stampa, cioè la possibilità di andare a realizzare dei riempimenti, delle texture, che solitamente sarebbe impossibile da ottenere, migliorando quindi le prestazioni di questo prodotto. Quindi ribadisco la possibilità, o meglio la risposta che può dare queste nuove tecnologie anche in ambito lavorativo. Questo è un altro esempio di una, ad esempio di una moto elettrica interamente stampata con parti rinforzate. Poi passiamo a un altro settore, un'altra necessità, un altro bisogno, che è quello sicuramente del medicale. Settore del medicale, anche in questo caso, io dico sempre, diciamo, ricopre le massime potenzialità della stampa 3D, perché la possibilità di stampare un oggetto con materiali a basso costo, con una rapidità anche di realizzazione, soprattutto con la possibilità di fare qualcosa di personalizzato su misura, nel medicale chiaramente raggiunge la massima espressione. Di fatto, come dicevamo, la scansione 3D consiste di acquisire un modello, di fare un disegno, eventualmente anche l'ortopedico potrebbe anche essere dall'altra parte del mondo, tanto si trasferiscono file, infatti si parla quasi di teletrasporto, e una volta che il modello è stato appunto definito, viene rispedito tramite mail e posizionato e inserito nella macchina il codice, viene stampato in questo caso un busto ortopedico e dalle performance elevatissime. Questo perché è fedele al, diciamo, a chi lo dovrà indossare a livello di forma, quindi a livello di comodità, e soprattutto anche dando un valore estetico che con altri sistemi sarebbe difficilissimo, se non possibile, da ottenere. Quindi anche in questo caso si va a dare un punto a quello che è in questo caso il settore medicale, che può spaziare anche le ricerche più avanzate che noi non affrontiamo, anche alla stampa, ad esempio, di organi, quindi organi interni, quindi è arrivato a un livello elevatissimo anche per quanto riguarda questo settore. Settore medicale che sta crescendo anche perché si sta iniziando ad apprezzare quello che si può fare. Un altro esempio, questa è una ricerca che abbiamo fatto 2 anni fa, in piena pandemia, cioè la possibilità di creare, in assenza di appunto mascherine, dei supporti, dei raccordi per dei filtri che potessero essere fedeli al proprio volto. Quindi anche in questo caso, dalla scansione 3D e realizzando un software, o meglio, un plugin per Blender, che è un software open source, è stata fatta un plugin per cui si poteva partire dalla scansione della persona e ricreare mascherine, quindi questo supporto da stampare compatibile con la pelle,
e che potessero appunto alloggiare un filtro nella parte frontale certificato, quindi per poter andare in giro, andare a lavorare. Quindi capiamo bene quanto la digital fabrication nel settore medicale possa essere oggi d'aiuto. Poi un altro tema, chiaramente, come bisogno dell'uomo, c'è quello di mangiare. Quindi c'è il tema del cibo. Del cibo che stiamo affrontando anche questo da tanti anni sotto forma di due strade. La prima è quella di realizzare, come esempio, un sistema di coltivazione automatizzata. Queste sono delle colonne verticali, degli orti verticali, fatti anche in questo caso con materiali naturali, che sfruttano la tecnologia del sistema per quanto riguarda la coltivazione, ad esempio, di latte, di pomodori, di piante. Tra l'altro questo è un progetto, anche questo abbiamo prestato qualche anno fa alla Meccap Fair. D'altra parte ci sono anche altre ricerche, come per esempio la stampa effettivamente di materiale edibile. Questa è una ricerca che è partita con uno chef dove si potesse, diciamo, la necessità qual era? Realizzare un sistema, un processo per quello che riguarda il gluten free. Come sappiamo, le cucine devono essere sempre ben separate e in alcuni casi è molto difficile. Quindi in questo caso questa è la necessità e la risposta è stata nel creare un impasto, chiaramente gluten free, che potesse essere stampato tramite stampa 3D. Questo perché? Perché partendo da delle cartucce di materiale chiuse e isolate, una stampante, creare una postazione mobile e poter realizzare quindi nel momento istante un biscotto. Questo era il progetto, questo per conoscere poi il mondo, diciamo, per lo gnomo, è un classico oggetto che si stampa nel mondo della stampa 3D. Però ecco, questo che vedete, ad esempio, una volta che poi sono cotti nel forno, sono dei biscotti stampati in 3D che poi potranno essere mangiati. Ripeto, qui si parla di ricerca, di spunti, da qui poi possono nascere effettivamente tantissimi progetti singoli. E poi si passa chiaramente a quella che è un altro bisogno, necessità, che è quella dell'energia. Ecco, questo è un tema che ad oggi è molto importante perché si collega poi a tutto il tema dell'economia circolare. Questo è uno degli ultimi progetti che abbiamo presentato sempre alla Maker Fair, che si chiama Rigenera, ovvero la possibilità di dalla plastica tritata, quindi dalle scaglie, mescolato poi anche con del materiale anche nuovo, volendo, però ecco la possibilità di recuperare la plastica che sarebbe buttata, anzi incenerita, per dare vita a nuove forme. In questo caso addirittura a delle pale eoliche. Quindi il progetto era From Waste to Energy, quindi dal rifiuto all'energia, per far capire che ad oggi è possibile cambiare forma a quello che viene considerato un materiale malvagio, che in realtà non lo è, ovvero la plastica. Perché si parla tanto adesso della plastica come il materiale che sta uccidendo il mondo, ma non è il problema della plastica, è il problema di come viene utilizzata la plastica. Perché se ci pensiamo bene, è un materiale incredibile, perché è un materiale che costa poco, che si può cambiare forma, ci sono poi plastiche termoplastiche della stampa 3D, può cambiare forma più il prodotto, e quindi questo, come l'esempio che avete visto, cioè delle bottigliette, si può arrivare dalle pale eoliche, quindi si tratta di riuscire a creare una cultura sempre in vista di migliorare il nostro mondo su quello che è l'utilizzo invece di questo materiale che è in realtà spettacolare. Da qui infatti è nata anche tutta una ricerca tramite questo progetto Redirect, sono dei ragazzi di Lucca che anche loro hanno partecipato con noi alla Maker Fair di qualche anno fa, in cui fondamentalmente si sono avvicinati a questa tecnologia di stampa di materiale sotto forma di granulo e riciclato e stanno creando una serie di soluzioni, di prodotti legate appunto legato al mondo del design, che possono appunto risolvere esigenze come in questo caso la possibilità di rendere più bella, accattivante quelli che sono gli spazi di traffico di cemento. In questo caso, perfettamente
design, perché chiaramente ci vuole un pensiero, un progetto, con le nuove tecnologie per dare forma al proprio pensiero e a materiali che partono dal riciclo. E in questo caso direi che è un ottimo esempio dello stato dell'arte della stampa 3D d'oggi, legato appunto al mondo del riciclo. Vi consiglio di seguire anche loro, perché esplorano sempre dei progetti molto molto interessanti. Altra ricerca, come dicevo, che si basa sul materiale è proprio questa, cioè il fatto che, dicevamo, la tecnologia ad oggi è arrivata a un livello elevatissimo, e non parlo solo di WASP, assolutamente, dico in generale, ora è il materiale il protagonista. E la possibilità di riuscire quindi a cambiare forma a un materiale che è la plastica, perché basta fonderla, e unirla con altri materiali, anche riciclati, con fibra, con fibra di legno, anche con scarpe alimentari. Questo era un progetto che era presente anche questa alla Maker Faire, tra l'altro, cioè su un concetto di economia circolare, dove questa era più anche una proposta accattivante, dove la buccia d'arancia della spremuta viene tritata, viene recuperata, viene mescolata con il materiale polimerico e viene utilizzata per stampare il bicchiere dove bere il succo di quella scorza di arancia. Chiaramente è uno spunto, però fa capire esattamente quali sono le potenzialità su quella che è la ricerca dei materiali. Un altro esempio, sempre che rimanda al tema del riciclo, quindi del riutilizzo dei materiali, quello di una ricerca fatta da Vero, recuperando il vetro di Murano. Anche in questo caso, prelevando il vetro tritato, in un materiale termoplastico, ma più o meno simile a quello che vedevamo prima della stampa della ceramica, quindi creando un impasto con la polvere del vetro tritato. Da qui possono nascere essenzialmente prodotti anche di design artistici, dove stampati in 3D e poi cambiando in forma, alla fine, una volta cotti ad alta temperatura, si ottiene un pezzo di vetro. Quindi continuo a ribadire quella che è l'importanza e del movimento cultura che sta creando tramite queste tecnologie del recuperare quello che è un rifiuto, sempre in ottica di migliorare chiaramente quella che è, ripeto, la nostra qualità futura di vita, perché se non cambiamo adesso sarà molto difficile nei prossimi anni recuperare. E quindi quello che voglio dire è che le nuove tecnologie, i nuovi approcci possono dare in parte sicuramente un aiuto a questo miglioramento. Quindi sintetizziamo un attimo quello che abbiamo detto fino adesso, perché se il progetto è nato per fare delle case, quindi siamo mirati ancora tuttora a fare delle case, abbiamo visto che aumentando le dimensioni delle stampanti, aumentando i materiali, eccetera, si sono create risposte ad altre necessità, quella dell'arte, del lavoro, della salute, fino ad arrivare quindi a capire che in realtà tutto il progetto può generare un'economia, che abbiamo chiamato Maker Economy, in cui abbiamo creato un Maker Economy Starter Kit, ovvero un container, per cui si mettono dentro tutte le tecnologie e dove vuoi puoi realizzare un villaggio autocostruito, un villaggio autosufficiente, perché abbiamo visto che puoi farti l'energia, puoi farti la casa, puoi avere il sistema per farti un busto ortopedico, puoi farti e puoi farti generare del... Chiaramente questa è una storia, nel senso che è un modo per spronare delle visioni, però non siamo neanche così lontani. Di fatto, in questi ultimi anni, sono uscito qua, ok, in questi ultimi anni, come dicevamo, siamo poi passati a una nuova tecnologia, che è la Crane Wasp, ovvero una stampante che è come, se vogliamo, una gru. Siamo passati a questa tecnologia perché fondamentalmente il problema del container è che non poteva tenere quella stampante di 12 metri all'interno. Di conseguenza, ottimizzata la geometria, e siamo arrivati quindi ad ottenere i primi risultati in campo architettonico. Questo, per esempio, è un muro stampato in terra, in fibra naturale, dove sono stati inseriti anche poi degli elementi, diciamo, strutturali, come una scala
e anche dei rinforzi per un eventuale soppalco. Quindi questo fa capire che effettivamente la tecnologia funziona, la tecnologia modulare è trasportabile, facilmente trasportabile e montabile. Adesso vedete la realizzazione di questo muro con materiali naturali. Da qui, quindi, capendo che la tecnologia funziona, siamo passati alla realizzazione della prima casa stampata al mondo in terra e paglia. Stiamo parlando di questi materiali. Le fondamenta sono fatte in cemento, chiaramente a livello normativo. Nicola, abbiamo perso la condivisione. Non so se ci stai facendo... Sì, sto facendo vedere dei video, scusate. No, abbiamo perso la condivisione. Allora, ecco che ora si vede? Sì, ora sì. Ok, allora, scusate, prendo un attimo dalla schermata precedente. Ok. Quindi dicevamo che grazie a questa tecnologia, quindi della Crane, che è una stampante più piccola, modulare e trasportabile, siamo riusciti ad ottenere la prima casa appunto stampata in 3D con materiali naturali. Trattasi di una struttura, quindi di un muro stampato appunto in verticale, da un contenuto diciamo anche tecnologico, diciamo di prestazioni di isolamento date da appunto riempimenti ben definiti, da pieni da vuoti, l'inserimento, la predisposizione anche già di tubature, perché poi si parla anche di questo, di diciamo rendere tecnologico un materiale tradizionale, quale la terra, prevedere già appunto situazioni che saranno utili successivamente. E quindi questa è la prima struttura, primo modulo architettonico vivibile dalle altre stazioni anche di energetiche. Quindi questo ha creato nuovi stimoli e anche nuove risposte al fatto che sì, adesso questa cosa si può fare. E un altro esempio che abbiamo fatto in questi anni, adesso se riesco un attimo a recuperarlo, perché mi si è sovrapposta la condivisione della schermata, comunque andiamo dal di qua. Allora, è quella del progetto Tecla, ovvero un'altra struttura, un'altra casa stampata, in questo caso, a differenza di Gaia, utilizzando due stampanti in contemporanea. E questa è stata un po' la rivoluzione perché ci ha permesso di riuscire a interagire con due stampanti, e quindi per far capire la modularità del sistema e quindi la possibilità di stampare anche delle strutture grandi. E questo è stato un progetto molto difficile, ambizioso, specialmente per quanto riguarda la parte, diciamo, ingegneristica, perché trattasi di due igloo, quindi autoportanti, con un materiale naturale. Tra l'altro materiali a cui oggi mancano, diciamo, le normative. Sia per quanto riguarda quello che è il concetto di stampa 3D che quello del materiale utilizzato. Di fatto è stata una ricerca molto interessante in cui sono stati capiti tanti aspetti, però il risultato è stato molto soddisfacente e anche questo ha fatto sì di aprire anche nuove collaborazioni in ambito appunto architettonico, che adesso vi faccio anche vedere. E quindi questa che vedete la tecnologia che va a simulare, come diciamo prima, la Vespa, cioè prendiamo il materiale da posto, impastato con delle fibre, con dell'acqua, e depositato strato su strato. Il risultato, quindi vado un po' verso la fine, eccolo qua, è di questa struttura vivibile con due spazi, uno dedicato alla sala notte e al bagno, e uno alla sala con la cucina, eccetera, e quindi fa capire che veramente si può fare. E questo è diventato ancora più, diciamo, vero, comprensibile, quando, se questo è un progetto che abbiamo fatto noi, per capire la tecnologia, quando da fuori un cliente, o comunque un brand come Dior, ci ha chiesto di realizzare, sempre in ottica, quindi di utilizzare, far capire che si cerca di migliorare il nostro mondo, quindi materiali naturali, di stare due store
temporanee con la nostra tecnologia. Quindi questo ha aperto, diciamo, la visione al fatto che veramente si può fare. Si può fare e ad oggi anche con tecnologie, diciamo, accessibili. Ma Nicola, scusami, Marco ci chiede, per curiosità, quanto tempo hai impiegato per la stampa dei due iglu? Ok, allora, per la stampa di Tecla, quindi dei due iglu, chiamiamoli così, noi ci abbiamo messo fondamentalmente 3 mesi. 3 mesi perché? Perché di fatto, mentre noi usavamo, stampavamo questa struttura, è che erano in toppi, la tecnologia magari non funzionava, la pompa dovevamo ripararla, il materiale era da setacciare, quindi diciamo che a livello lavorativo è stato un grande sforzo di 3 mesi che ha impiegato tutte le risorse dell'azienda, cioè 40, perché a turni ci davamo una mano per prelevare il materiale, ma di fatto a livello di stampa sarebbero 200 ore di stampa. Quindi grazie a quell'esperienza noi adesso abbiamo migliorato la tecnologia, tanto per dire che ora si potrebbe fare in 200 ore. Quindi diciamo che fino adesso è stata tutta ricerca, sperimentazione. Ora possiamo dire, ad esempio, il lavoro successivo, che è stato questo di Dior, queste due strutture, che sono di circa 8 metri di diametro l'una, ci abbiamo messo 2 settimane, quindi una settimana una e una settimana un'altra, perché comunque avevamo tutta l'esperienza bella tosta del progetto precedente. Spero di aver risposto alla domanda. Proseguo con il fatto, quindi abbiamo visto Tecla, visto quest'altro progetto molto interessante, vado verso le conclusioni, così poi lascio anche spazio alle domande. Quindi il progetto Maker Economy, quindi di un container che può essere trasportato e quindi digitalizzare e comunque creare un villaggio, sta diventando sempre più vero, e tutte le nostre energie e risorse sono rivolte comunque a questa direzione. E concludo con una sequenza di 3 foto che per me sono molto, diciamo, come dire, importanti e hanno un grosso valore. Questa, vedete, un primo iglu, anche questo chiamiamolo così, stampato nel 2014. Per noi è molto importante perché abbiamo capito che utilizzando un materiale fluido denso si poteva creare una struttura autoportante che potesse essere una casa. E questa era la prima casina che abbiamo fatto con una prima delta, tutta un po', diciamo, un po' che stava in piedi per caso. Però questo ci ha fatto dire sì, si può fare. E successivamente il fatto che si potesse facilmente replicare la sua struttura in scala più grande, quindi raddoppiando ogni volta le dimensioni, ci ha permesso di capire che veramente se c'è un pensiero, c'è una necessità e c'è un'energia, un gruppo in cui condividere queste energie, davvero si può arrivare. E questo è un mio, per quanto abbia una mia esperienza lavorativa di 10 anni, che può essere pochissima per qualcuno, ma invece di più per altri, quindi il mio messaggio è anche quello di dire che se c'è una visione, c'è un progetto e ci crediamo, davvero si può arrivare al risultato. L'importante è che in quel frangente, in quel periodo, si lavori, si dia il 100% per farlo. Concludo con un'ultima immagine, che è una illustrazione di una nostra amica, dove hanno chiesto di rappresentare WASP, comunque la tecnologia in generale, l'additive manufacturing, e da di qui secondo me è una bella immagine da lasciare appunto come un pensiero, cioè di un mondo migliore che grazie anche alle tecnologie additive e alla digital fabrication possono contribuire ad aiutarlo. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver fatto un quadro di quello che stiamo vivendo. E adesso, se ci sono domande, sono più che volentieri disposto a risponderle. In tu, Sara, se ci sono, perché io forse non vedo la chat. Sì, te le leggo io. Sì. Marco Catapano, le stampanti di tipo Delta hanno dato qualche problema? Sono utilizzate quotidianamente, ma a volte danno problemi. Avete anche cartesiane?
specie a stampare oggetti grossi come case, si hanno dato problemi. Ok, allora noi come Mister Inizio siamo iniziati dalla tecnologia cartesiana che poi adesso abbiamo abbandonato perché ci siamo specializzati in questi 9-8 anni proprio sulla cinematica Delta. Inizialmente sì, davano un sacco di problemi, ma perché non c'era niente, diciamo, di già fatto. E chiaramente grazie a una community di open source siamo arrivati a raggiungere ottimi risultati, a conoscere figure, persone che lavorano adesso con noi per sviluppare al meglio questi prodotti. Mi sento di dire che ad oggi sono stampanti assolutamente performanti e stabili con cui si lavora. Ci sono tantissime, noi in primis, ma tantissimi clienti che loro utilizzano le macchine proprio per lavorarci. È chiaro che nel settore casa, nell'edilizia architettonica, si sommano tantissime altre problematiche più inerenti al materiale e comunque al trasporto della tecnologia. In questo caso, con l'ultima chiamata che abbiamo visto, quindi della crane, ovvero di una gru che è più facilmente trasportabile. Più difficile lo di fare comunque. Non vedo per ora altre domande. Se i partecipanti ne hanno, aspettiamo qualche secondo per condividerle. Nel frattempo ti ringrazio molto, Nicola, è stato entusiasmante, più che altro per... Sì, ci fanno, Angela ti fa la presentazione, è stata molto interessante e complimenti per tutti. I progetti ad alto impatto in termini di sostenibilità, quindi è arrivato in pieno il vostro messaggio, diciamo, che è quello di impegnarvi non solo per un business, ma per un mondo sempre sostenibile, ecco, sempre più sostenibile. Certo. E qui, guarda, noi siamo a Massa Lombarda, siamo in un paesino tra Ravenna e Bologna, poco, diciamo, sì, accessibile, ma siamo sempre con le porte aperte, quindi per venirci a trovare noi siamo sicuramente più che disponibili. Bene. Ah, ecco, Claudio si domanda se può venire a trovarvi. Esatto, sì, quello ci si mette d'accordo e si può organizzare sicuramente delle visite. Adesso che magari arriva anche il bel tempo e anche la situazione, la pandemia, eccetera, si spera che rallenti, sicuramente. Carla si domanda, il costo di una casa c'è una quantificazione? Allora, stiamo lavorando per questo, nel senso, come dicevamo, fino adesso è stato tutto un investimento sulla ricerca tecnologica e dei materiali. Noi diciamo sempre a livello di visione che è tendenza zero perché si usa il materiale che trovi sul posto. Poi è chiaro che stiamo strutturando quello che può essere appunto eventualmente un noleggio della stampante piuttosto che la vendita e chi la dovrà utilizzare. Quindi questo a breve avremo delle risposte più precise anche sui costi. Perfetto. Per quanto riguarda i contatti per un'eventuale visita presso la vostra azienda, Claudio si Sul domanda dove li possono trovare? Sul sito WASP? sito WASP c'è la mail di riferimento che dovrebbe essere info@3dwasp.com. Comunque da lì poi dopo ci si può organizzare. Benissimo, Fabrizio, vi fai complimenti per il gruppo e per l'etica lavorativa che adottate. Io credo che ci siamo. Avete sentito di un personaggio che nel deserto ha utilizzato l'energia solare per fondere sabbia e costruirsi le case? Sarebbe bello un futuro con case alla portata di tutti ed ecologiche. Questo è Marco che lo. Sì, quello l'avevamo visto, era un gran bel progetto, non so come sia andato avanti, però il principio della sinterizzazione, quindi delle tecnologie anche queste additive, sfruttando la luce del sole, quello era veramente un gran bel progetto, anzi dovrei rivedere a che punto sono. Comunque sì, se più menti lavorano per un mondo migliore, riuscire a trovare anche soluzioni innovative che possono facilitare e velocizzare questo sviluppo, sicuramente saremo tutto il mondo, tutti più contenti. Perfetto. E se non ci sono altre domande,
Io Nicola ti ringrazio molto, ringrazio tutti i partecipanti e vi invito a seguire l'ultimo dei nostri appuntamenti di Maker Faire Academy che sarà martedì 29 e chissà allora un futuro appuntamento con WASP alla prossima Maker Faire, Nicola. Volentierissimo, volentierissimo. E a tutti voi buon lavoro, grazie. Alla Ciao a tutti. prossima. Ciao. Grazie. Ciao.